Devi anche chiedere che cos'è che ha da fare oggi. Perché altrimenti non sai se puoi andare per la seconda location. Non devi perderti nella vibe del momento. Cioè, giusto, guarda che qua le persone non hanno la flessibilità di fare un ragionamento un po' più complicato. Le persone dicono che c'è la credenza stupida che ti devi godere l'interazione. Non devi essere focalizzato sul risultato. No, devi fare entrambi. Non c'è la battaglia, non essere partigiano su queste cose qua. Ti devi sia godere l'interazione, ma anche essere focalizzato sul risultato. Quindi, per essere focalizzato sul risultato, orientato al risultato, devi avere un piano logistico, devi fare le domande logistiche. L'hai visto il bonus sulla discoteca? Ok, la serata in discoteca è divisa in più parti, in tre parti della serata. Nella prima parte della serata hai più improbabile di portarsi la ragazza a casa, lì devi prendere le info È logistiche più della ragazza. improbabile o più Più probabile? Ah, improbabile. ok. Perché le ragazze sono appena arrivate, vogliono stare lì, non sono ancora abbastanza eccitate, e lì devi prendere le info logistiche delle ragazze. Anche i numeri di telefono. Poi se poi portate in una casa, vai. Però la cosa che c'è da fare è prendere le info logistiche, con chi è qua, che cosa ha da fare domani. Come è arrivata, se deve guidare lei al ritorno, se è qua con amiche, in che zona vive, tutte le info logistiche. E poi nella seconda parte della serata, che parte più o meno, non so, se la discoteca chiude alle 5 e apre mezzanotte, la seconda parte inizia verso le 2, 2 e mezza. Quindi nella prima parte prendi tutte le info logistiche e poi dopo, nella seconda parte, parti da quella più probabile, quella che, non so, magari è qua da sola. Da quella che non deve guidare, che non deve accompagnare amiche a casa, che non deve lavorare domani. Quindi chiaramente poi anche lo pesi quanto ti interessa una, quanto ti interessa l'altra, tra il giusto compromesso fra logistiche buone. Ma se una ti piace tanto, ma ha delle logistiche che fanno schifo, ha un aereo fra 2 ore, okay, no, no, cioè è stupida come cosa. Cioè, tu dici, però poi non la puoi rivedere, non c'è tempo di far niente. Quindi. E questo è ragionare in ottica di risultati, nessuno sa sta roba qua. Sono robe che, non so se le insegnino anche all'estero, però ai tempi, chi insegnava lì all'estero erano robe scontate, banali, cioè, tutti quanti la sapevano la cosa delle domande logistiche in discoteca. Questo è essere orientati al risultato. Se tu non chiedi alla ragazza a un certo punto che cos'è che ha da fare oggi, e non sai se poi ha più ore di tempo libero per la seconda location. Anche il seminario è una cosa che denota l'essere orientato al risultato, perché sennò te ne esci con inviti che lei non se li aspetta, non è più difficile che ti dica di sì a un invito se non l'hai già seminato prima nella sua testa. Quindi parlare della location successiva. E tante volte quando portavo le ragazze al mercato del Duomo, che dicevo che questa qua era il mio secondo posto preferito. E la domanda sorgeva subito: e qual è il primo? È in un lounge bar che c'è qui vicino al Duomo, poi magari in un altro momento, poi magari dopo ti faccio vedere. Quindi, visto ciò, se vuoi saperne di più su come conoscere nuove ragazze, uscirci insieme, andarci a letto, entrarci in relazioni di coppia, rimuovere per sempre le tue paure, clicca sul primo link in descrizione o vai sul sito www.approcciala.it e lì troverai tutte le informazioni riguardo ai vari percorsi formativi, fra i vari videocorsi online, corsi a vivo, consulenze. Se hai domande, dubbi, vuoi saperne di più, c'è sempre un numero di telefono gratuito che puoi chiamare, lo trovi in descrizione per chiamare e parlare a voce gratuitamente con uno dei nostri consulenti e farti analizzare la tua situazione. Se vuoi parlare via messaggio, c'è sempre il contatto WhatsApp, sempre in descrizione, per parlare appunto via messaggio, sempre con uno dei nostri consulenti. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video.